Fiorello svela il suo rapporto con soldi, non ho mai liquidi addosso. Fiorello ancora una volta è sulla cresta dell'onda con seguitissimo Viva Rai 2. A oggi racconta la soddisfazione di fare un programma di successo, l'ennesimo. E svela anche il suo rapporto coi soldi. Non ho mai liquidi addosso, confessa al settimanale. Ho un grande rispetto del denaro. Cerco di farne buon uso e di avere una relazione più sana possibile. Le confesso una cosa, non ho mai liquidi addosso, rivela lo showman 62enne. Rosario Fiorello utilizza tantissimo la carta di credito che ha sul suo smartphone. È favorevolissimo al POS, il fatto di avere il cellulare e di avere una carta di credito a tetto limitato è un toccasana. Adoro potermi vivere la pigrizia di prendere un caffè e sventolare il cellulare. Per me è una roba incredibile. Mia figlia, invece, è arrabbiata per questo fatto. Dice, mi dai 2 euro, e io non li ho, e lei, basta con questo cellulare. Fiore spiega in cosa investe i guadagni, sono un uomo che non fa girare l'economia perché non compro nulla. Solo piccole spese legate al quotidiano o alle esigenze familiari. A tutto il resto, per fortuna, pensa mia moglie. L'artista siciliano parla anche di Chiara Ferragni che sarà sul palco di Sanremo 2023 col suo amico Amadeus, devo essere sincero, io e Ama erano 2 anni che ci provavamo. Poi a un certo punto lui mi dice, Ciuri, guarda il TG1, e lì ha annunciato la Ferragni. L'ho chiamato e gli ho detto, ce l'hai fatta, e lui, non ho mai mollato. Con Ama prima o poi tutti cedono. Però, sappiatelo, lui a me le cose non le dice, io non sapevo un nome di un cantante in gara. Di un ospite. Pensi che quando è venuto alla prima puntata di Viva Rai 2 non mi aveva detto neanche che avrebbe annunciato da noi la presenza di Francesca Fagnani al festival.